grande festa della stesa a Strangole Galli, ridente borgo in terra di Ciociaria. Noi vogliamo sapere l'origine, qual è, di Strangole Galli. Più che storia e leggenda, si doveva prendere d'assalto il paese e l'ordine convenuto era quando cantavano i galli. Hanno pensato bene di strangolarli la sera prima e la gente si è potuta difendere. Del paese rievocano la tradizione con il costume tipico del folklore locale. Scopriamo un particolare piccante. Ci sono i mutandoni, poi c'è la sottoveste, diciamo, poi la gonna, il grembiule e il busto. Siamo le mammone sociare. Facevano le balie ai tempi passati, oggi non più. Come si impara a portare queste brocche sulla testa? Ho imparato dalle nonne a mantenere l'equilibrio senza reggerla con le mani. Le donne ciociare protagoniste della giornata anche in cucina, all'insegna della più antica tradizione gastronomica. Che i contadini di solito facevano il pane che gli durava una settimana, se mancava il pane facevano la stesa. Quali sono, Rita, gli ingredienti della stesa? Un pasto molto semplice: acqua, farina e sale, senza lievito, viene impastato e poi steso a mano e fritto nell'olio bollente. Come viene abbinata? Si può mangiare sia sola, in purezza, così, oppure con i prosciutti, con i salumi vari, tipo porchetta, formaggi. Anche con i broccoli, mi dicono. Broccoli, sì, ecco, verdure, sì. Io la faccio quando non ho il pane, per sostituire il pane. E marintonto mi va de bugie. Qui prepariamo i panetti. Tonda, liscia e sottile o a pagnottella? Liscia e sottile. Ma quanto ne fate ogni giorno per tutta la sagra? Un migliaio ne facciamo la sera stessa della festa. L'amore conta. Matrimonio d'eccezione festeggiato alla sagra della stesa con due giovani protagonisti innamorati. Antonio, raccontami che cosa è successo l'anno scorso. Ci siamo sposati in concomitanza proprio con la 13ª sagra della stesa, in pieno svolgimento della manifestazione, e ci hanno fatto un'accoglienza veramente calorosissima e anche sorprendente, perché non ce l'aspettavamo. La cosa che mi ricordo in modo particolare è che mi hanno messo proprio nelle cucine con il mattarello, come dice mia moglie, a stendere proprio la stesa, per cui è stata proprio un'esperienza indimenticabile, proprio più ad hoc non si poteva. È per te ogni cosa che c'è. A distanza di un anno, Pamela ha una meravigliosa sorpresa per noi. Siamo in attesa. Quindi presto. In attesa di un bebè, per cui è giusto. O Serafino, tiro, 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 tiro. Tutti i prodotti tipici della tradizione locale. Questi sono dei prodotti proprio di Strangole Galli. Abbiamo qui la coppa di testa fatta da suini allevati proprio qui nel paese, formaggi che sono di pecora, locali sempre, e anche la pasta fatta all'uovo. Dire le uova di gallina di Strangole Galli è un vanto. Eh beh, giusto. Zappa la galeina, zappa la galeina, zappa la galeina. Cocco bello.